Salve web spettatori di Nano TV, continua questa maratona referendaria, così la possiamo chiamare. Siamo a Caivano, qui è un comitato sostenuto dal Forum dei Giovani e da un'associazione che... Talita Kum Bad Boys. Con noi Prositto ed Esposito, presidente del... Forum della gioventù e tra i soci fondatori dell'associazione Talita Kum. Allora, c'è anche l'associazione Un'infanzia da vivere del Parco Verde, l'infanzia da vivere del Parco Verde di Caivano, dove già stiamo... Allora, come sta andando questa maratona? Parliamo prima con Prositto. Allora, stiamo girando da stamattina, nonostante il maltempo, per tutte le piazze della città di Caivano. Noi ci siamo attrezzati con questa fontanina come simbolo dei due quesiti sull'acqua, come bene comune. La stiamo guardando. Avete messo dei numeri, che significa? Il rischio è questo: se non raggiungiamo il quorum con il referendum, rischiamo di pagare l'acqua, che è un bene comune, come se fosse la benzina. Quindi perché la fontanina, diciamo, con la pompa del distributore, no? Quindi potrebbe costare l'acqua quanto la benzina. Abbiamo questo rischio se non raggiungiamo il quorum. Noi stiamo cercando la... E quindi qual è il vostro invito? Il nostro invito è di andare a votare e di votare sì, soprattutto per questi due quesiti, per i quesiti sull'acqua. Tra l'altro ci ha ospitato stamattina, anche questa sera, Don Peppino Esposito della parrocchia di San Pietro Apostolo. La parrocchia è con voi? Sì. Qual è la chiesa? San Pietro Apostolo di Caivano. Chi è il parroco? Don Peppino Esposito, che ci ha dato anche del materiale informativo da distribuire alle varie persone. Lui sta partecipando attivamente? Sì, certo. Tra pochi minuti qui è atteso il nuovo vescovo, Don Angelo Spinillo. Perché abbiamo approfittato proprio della sua presenza per raccogliere i più consensi possibili. Però diciamo almeno questa parrocchia è con voi apertamente. Sì, certo. Presidente. Siamo stati anche all'esterno della parrocchia San Paolo nel Parco Verde, siamo stati nella piazza che stanno ristrutturando nel santuario di Campiglione, sui giardinetti, piazza Primo Maggio. Questa sera abbiamo toccato anche piazza del Plebiscito fuori la chiesa di Santo Domenico. Le persone come rispondono? Le persone c'è una scarsa informazione. Sono ben informate? No. C'è una scarsa informazione, molte persone non sanno come andare a votare. No. A differenza di altre votazioni, i giovani lo sanno perché internet è riuscito a toccare, diciamo così, i giovani, è riuscito ad entrare nei vari blog e nei vari social network. Invece sono gli anziani, gli adulti che non sanno proprio che il 12 e 13 giugno si va a votare e si voterà sì. E questo movimento giovanile, né, intorno all'acqua, con noi il presidente Esposito, il Forum dei Giovani, cosa state facendo? Noi ci siamo aggregati con l'associazionismo locale e con l'associazione parrocchiale locale per sensibilizzare, diciamo, su questa tematica che ormai, diciamo, i quesiti li conoscete tutti. L'appuntamento è per giovedì prossimo, abbiamo in programma, diciamo, un seminario per diciamo, informare. Questo giovedì 8, quindi 8:30. Dove? In bar di Via dei Gasperi. Verranno alcuni relatori del comitato referendario per il sì sull'acqua, sul nucleare e sul legittimo impedimento, per continuare questa campagna di sensibilizzazione che è iniziata stamattina e che proseguirà appunto fino a giovedì. Ci tengo a dire che diciamo, il forum è presente in queste iniziative nonostante, diciamo, sia un organo apolitico, vuole schierarsi per, diciamo, cose ideali, diciamo, giusti. Che politicamente si è schierato molto il centrosinistra, però diciamo quel che giusto si è giusto. Sta tentando di tenere le bandiere dei partiti fuori da questo movimento. Sì, potete notare che le bandiere dei partiti non ci sono. Stamattina avevamo anche le magliette. È solo associazionismo tra noi. Noi come associazione, sia l'associazione L'Infanzia da Vivere che quella Talita Kum, è il forum della gioventù dove ne facciamo parte, anche alcuni ragazzi del Parco Verde, dove ti stai impegnando pure dal Parco Verde, quindi il Parco Verde in questa campagna è legato alla città, legato. No? Di solito si dice il Parco Verde è un organo, cioè è quasi una città a parte. No, il Parco, diciamo, Verde che... ha risposto già come giovani, anche alla presenza del Forum della Gioventù. Ci siamo attivati stamattina sul corso di Caivano con delle macchine dotate, come già vedi qua, appunto di Davide, abbiamo allestito un po' come referendum sull'acqua. Si sta facendo una grossa campagna anche qui a Caivano, benissimo, noi vi ringraziamo per il tempo che ci avete concesso, buon movimento referendario allora. Puntiamo sui giovani.
Benissimo, l'appuntamento. Gli anziani affinché possano venire a votare il 12 e il 13 giugno. Quindi invitiamo pure gli anziani. Quattro sì. I quattro sì, due sull'acqua, uno sul nucleare. E l'altro sul nucleare. Lo stiamo dicendo? Lo diciamo? Lo vuoi ripetere? No al nucleare. No al nucleare, lo dico 100.000 volte, no al nucleare, perché il nucleare potrebbe essere qualche speculazione per qualche politico sia dei due schieramenti, perciò no al nucleare, sia alle fonti rinnovabili. Naturale. Grazie. Benissimo, chiudiamo su queste battute. Prego. L'appuntamento quindi ripetiamo per giovedì 9. Alle ore 21 staremo nell'Enoteca Anna, Wine Bar Anna a Via di Gasperi. Ore 20:30. Benissimo, vi aspettiamo su napolinord.it e boxinus.it il 12 e il 13 giugno per votare i quattro sì ai referendum. Grazie. Buonasera, grazie.